amici, in questo video vogliamo presentarvi la top 10 delle persone più ricche del mondo del 2023. Questa classifica è stata stilata da Forbes, una rinomata rivista statunitense di economia. Le 10 persone più ricche del mondo detengono una fortuna pari a 1.173 miliardi di dollari, cifre da far accapponare la pelle a noi comuni mortali. Ma adesso vi lascio alla classifica. Sperando che il video sia di vostro gradimento, vi auguriamo buona visione. E non dimenticate di fare l'iscrizione al canale e mettere mi piace. In decima posizione. Eccoci qui amici, cominciamo questa nuova top 10 delle 10 persone più ricche del mondo con Steve Ballmer, con i suoi 80,7 miliardi di dollari. Steve Ballmer è un imprenditore informatico statunitense. È stato amministratore delegato di Microsoft dal 2000 al 2014. Dal 12 agosto 2014 è il proprietario della squadra di pallacanestro statunitense Los Angeles Clippers. Dopo Bill Gates, è stato uno dei più carismatici leader all'interno di Microsoft, noto anche per alcuni comportamenti particolarmente estrosi esibiti in più occasioni. È noto anche per alcuni commenti aspramente critici nei confronti di Apple, Linux e del movimento open source. Ballmer ha perso circa 10 miliardi di dollari nell'ultimo anno, a causa soprattutto del crollo delle azioni Microsoft, ma comunque non penso sia un problema per lui, i soldi non gli mancano. In nona posizione. In nona posizione, Mukesh Ambani, con un patrimonio di 83,4 miliardi di dollari. Mukesh Ambani è un imprenditore indiano, presidente, amministratore delegato e maggiore azionista di Reliance Industries Limited, la più grande compagnia privata dell'India, colosso del petrolio e delle telecomunicazioni. È detto anche il re del ferro. È proprietario della squadra dei Mumbai Indians, squadra di cricket 2020 che milita nella Indian Premier League. La sua abitazione a Mumbai, chiamata Dream House, è la residenza privata più costosa al mondo, paragonabile a Buckingham Palace, valore 2 miliardi di dollari. È una struttura di 27 piani, 173 metri d'altezza, realizzata in acciaio vetro, con appartamenti, piscine, cinema, piste da ballo e tre eliporti disposti su tre livelli. All'interno lavorano circa 600 persone a tempo pieno. In ottava posizione. All'ottavo posto, troviamo Carlos Slim Helú, un imprenditore messicano con una fortuna di 93 miliardi di dollari. È la persona più ricca dell'America Latina. Opera in molteplici settori, dalle telecomunicazioni, all'attività bancaria e assicurativa, al monopolio del tabacco e del petrolio nel suo paese, dirige il conglomerato Grupo Carso, che copre vari settori dell'economia messicana, tra cui media, sanità, istruzione, trasporti, energia, turismo, intrattenimento e servizi finanziari. È stato l'uomo più ricco del mondo dal 2010 al 2013. E dal 2016 è il maggiore azionista della The New York Times Company. Da solo rappresenta il 40% della quotazione della borsa messicana e le sue attività rappresentano il 6% del PIL del Messico. Carlos Slim ha dedicato un museo alla moglie, scomparsa prematuramente, il Soumaya Museum. E la sua collezione vanta più di 70.000 oggetti d'arte. In settima posizione. Ed ora la settima posizione con Michael Bloomberg, 81 anni, con i suoi 94,5 miliardi di patrimonio. A capo dell'impero mediatico che porta il suo nome. Bloomberg è un imprenditore e politico statunitense, per 12 anni sindaco di New York, dal 2001 al 2013. Eletto con il Partito Repubblicano. La sua multinazionale tratta radio, televisione e giornali, oltre a servizi finanziari, software e traffico dati, e impiega circa 20.000 persone. Possiede case alle Bermuda,
pilota gli elicotteri ed ha aderito a The Giving Pledge, una campagna per incoraggiare le persone estremamente ricche a contribuire con la maggior parte delle loro ricchezze a cause filantropiche. Ha speso 676 milioni di dollari della sua fortuna personale per le primarie, stabilendo un record. In sesta posizione. Al sesto posto il fondatore di Microsoft, Bill Gates, con i suoi 104 miliardi di dollari. Bill Gates è un imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense. È meglio conosciuto come il principale fondatore di Microsoft Corporation. Gates è uno dei più conosciuti imprenditori della rivoluzione del personal computer. È stato criticato per le tattiche commerciali, che sono state considerate anticompetitive. Questa opinione è stata sostenuta da numerose sentenze giudiziarie. Il 27 giugno 2008, dopo 33 anni, Gates dà ufficialmente le dimissioni da amministratore delegato di Microsoft Corporation, per dedicarsi a tempo pieno alla Fondazione Bill e Melinda Gates, insieme alla moglie, alla ricerca di nuovi software e hardware, per una maggior semplicità di utilizzo da parte degli utenti. Ma ha continuato ancora a lavorare con il team dell'azienda, in particolare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale con OpenAI, di Microsoft. In quinta posizione. Entriamo ora nella top 5, con Warren Buffett. Con i suoi 106 miliardi di dollari di patrimonio, solo uno in meno rispetto a Ellison. Warren Buffett è un imprenditore, economista e filantropo statunitense, soprannominato Oracolo di Omaha, per la sua abilità di previsione negli investimenti finanziari. È una fra le persone più influenti nella storia della finanza, davvero una leggenda. Buffett, 92 anni, ha investito in tutto quello che c'era da investire, dal cibo, al petrolio, dall'editoria all'edilizia. Dal 1965 dirige Berkshire Hathaway, una delle più grandi società finanziarie del mondo, fondata negli Stati Uniti nel 1888 e presente in quasi tutti i settori dell'economia. I quattro principali titoli quotati in borsa della società sono Apple, Bank of America, Chevron e Coca-Cola, tecnologia, finanza, petrolio e alimentare. In quarta posizione. Per un soffio non sale sul podio. In quarta posizione troviamo Larry Ellison, con i suoi 107 miliardi di dollari. Imprenditore e informatico statunitense, cofondatore e CTO della Oracle Corporation, una delle più grandi aziende specializzate nella produzione di software e applicazioni informatiche del mondo. Nato nel Bronx, a 9 mesi fu affidato agli zii dei suoi genitori per via che non potevano mantenerlo. Larry era un bravo studente, ma troppo disinteressato e distratto per ottenere grandi risultati, lasciò l'Università dell'Illinois, alla fine del secondo anno, e non conseguì la laurea. Dopo la delusione universitaria conobbe l'amico Chuck Weiss e cominciò ad appassionarsi al mondo dell'informatica, e da lì cominciò tutto. Adesso tra le compere che si è potuto permettere si trovano un'isola nelle Hawaii, dove vive, e una casa da 173 milioni di dollari in Florida. In terza posizione. Ed eccoci sullo scalino più basso del podio. Il terzo uomo più ricco del mondo è Jeff Bezos, con i suoi 114 miliardi di dollari. Imprenditore e informatico statunitense, il fondatore della più grande società di commercio elettronico al mondo. Stiamo parlando di Amazon. Bezos è anche fondatore e amministratore delegato di Blue Origin, società attiva nei voli spaziali, e proprietario del Washington Post. È stato uno dei primi azionisti di Google, quando nel 1998 vi ha investito 250.000 dollari. Con quell'investimento ha acquisito più di 3 milioni di azioni Google che nel 2017 hanno avuto un valore di 3,1 miliardi di dollari. Ormai ritiratosi dalla guida dell'azienda, pur restandone presidente, Bezos ha perso circa 57 miliardi rispetto al 2022, dopo il crollo del 38% delle azioni Amazon. In seconda posizione. Al secondo gradino del podio troviamo Elon Musk,
con i suoi 180 miliardi di dollari. Imprenditore sudafricano, naturalizzato statunitense. Elon Musk è il capo di Tesla, SpaceX e Twitter. Poteva essere lui al primo posto, ma l'anno scorso ha perso circa 39 miliardi di dollari, a causa del crollo di quasi il 50% delle azioni Tesla, dovuto all'acquisizione di Twitter, costata 44 miliardi. Musk ha affermato che l'obiettivo di Tesla e SpaceX si concentra sull'ideale di migliorare il mondo e l'umanità. Uno dei suoi scopi è anche quello di ridurre il riscaldamento globale, tramite l'utilizzo di energie rinnovabili, e ridurre il rischio dell'estinzione umana o di catastrofi naturali, stabilendo una colonia umana su Marte. Un altro progetto chiamato Starlink fornirebbe internet ad alta velocità e bassa latenza a tutto il pianeta, tramite una costellazione di satelliti prodotta e gestita da SpaceX. Gli intenti sono buoni, speriamo riesca nel suo obiettivo. In prima posizione. Siamo arrivati finalmente alla prima posizione. Lui è Bernard Arnault, l'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio netto di 211 miliardi di dollari. Bernard Arnault è un magnate francese di beni di lusso. A capo della multinazionale conglomerata LVMH, controlla oltre 70 marchi, divisi in aziende di alta moda. Alcuni marchi da lui controllati sono Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, Kenzo, Christian Dior, Bulgari, Loro Piana, Emilio Pucci. Ma non solo, la sua multinazionale tratta anche alberghi di lusso, gioielli come Tiffany, vini e distillati come Moët e Chandon, e Veuve Clicquot. Anche in editoria ha interessi con le Secos e le Parisienne. Nei suoi marchi fanno parte anche Sephora e Le Bon Marché, ma questi sono solo alcuni. Prima di salutarvi, ci tengo a dirvi che se avessi tutti quei soldi, li dividerei volentieri con voi. Al prossimo video, amici di Top the Top. Grazie per aver visto il video. Se è stato di tuo gradimento, metti mi piace ed iscriviti al canale.